Presentazione della libreria Edison di Pescara di una mostra dedicata a Gino Masciarelli, autore abruzzese, scultore, pittore, in Abruzzo però poco conosciuto. Con noi c'è Elena Seller, che è l'assessore alla cultura del comune di Pescara, un'occasione unica incontrare un artista come Masciarelli proprio qui a Pescara. Sì, è un artista molto eclettico, un artista veramente molto molto importante che è ritornato in Abruzzo e dovrà ritornare in Abruzzo perché abbiamo intenzione di dedicare l'artista Masciarelli, che oltretutto è conosciuto in tutta Europa, quindi ha un grandissimo respiro veramente per aver lavorato ovunque, anche in America, quindi è un artista internazionale e quindi vogliamo onorarlo dedicandogli poi una mostra. Stasera ha presentato un volume molto interessante, frutto di un lungo lavoro, ed è un artista importante per cui deve essere valorizzato, perché noi vogliamo riprenderci le nostre eccellenze. Maestro, lei è più noto all'estero, fuori dell'Abruzzo, che nella sua terra. Perché? A me certamente non dipende da me. Cioè, io sono andato via da ragazzo dall'Abruzzo e mi sono spostato come prima tappa a Milano. Dopo una decina d'anni a Milano ho fatto il salto, sono andato di là dall'oceano e ho lavorato in Nord America fra New York e Toronto una decina d'anni.